Tre giorni pieni di entusiasmo e di sana competizione, con una pioggia di medaglie, due per la regione ospitante, l'Abruzzo, ma soprattutto in cui ha vinto lo sport. Amicizia, fratellanza hanno stretto i 2000 ragazzi arrivati a Pescara da tutta Italia per le finali nazionali dei campionati studenteschi di atletica leggera. La fiaccola sulla spiaggia con la cerimonia di apertura, le gare allo stadio Adriatico Cornacchia, anche per gli atleti speciali, e la festa conclusiva a Montesilvano con balli, canti e gli stand che hanno offerto le prelibatezze culinarie di ogni regione, perché come recita lo slogan di questa edizione, scuola più sport uguale vita. Lancio del Vortex, la medaglia è d'oro. La gara è andata come è andata, però tutto sommato mi sono divertita un sacco. E già confrontarmi con altri atleti di grandissimo livello per me è un onore. Ero quinta prima dell'ultimo salto, poi all'ultimo salto ho fatto 5,04 m, che è anche il mio personale, e sono arrivata seconda. E mi sono qualificata per le semifinali. La vincitrice del salto in alto, complimenti, tu sei? Giulia Grossi. Qual è il prossimo obiettivo? Sicuramente Caorle. 2024. Esperienza è stata? Molto bella. Naturalmente continuerete ad allenarvi? Certo, per migliorare sempre. È importante mai arrendersi e andare avanti sempre. Sì, abbiamo fatto amicizia con le altre regioni, che è stata la parte più bella dell'esperienza. Molto bella perché non l'avevo mai fatta, la prima volta è stata molto bella. Sono stata molto contenta del risultato e diciamo che non me l'aspettavo, però sono molto contenta. Che risultato hai ottenuto? Prima. Complimenti, in quale specialità? Salto in lungo. Allora complimenti, c'è una carriera luminosa davanti a te sicuramente nello sport. Sì, dai, speriamo. Ho vinto la medaglia d'oro oggi nei 100 metri. Ah, però, allora sei anche tu una promessa dell'atletica, complimenti. Sì, come mia mamma. Per te, Carola, com'è andata? Bene. Un buon risultato? Più o meno. Dai, però sicuramente hai fatto tante amicizie. Sì. Tornerete in Abruzzo? Assolutamente sì, siamo già fedeli, siamo già venuti in Abruzzo e ci torneremo sicuramente. Un abbraccio a tutti, grazie mille per l'accoglienza.